Abbiamo cambiato inquadratura. Sì, se cambiamo inquadratura, io faccio jump perché dobbiamo dirvi delle cose molto importanti. Allora, su www.vinistrike.com abbiamo inserito oggi quasi tutti i vinili del Record Store Day 2024 in uscita. Ci saranno altri titoli nei giorni a seguire perché non è fino a qua, ma il 90% delle cose importanti abbiamo tutte quante pubblicate. E vi anticipo una cosa: attenzione ai Corviria, ristampa di un gruppo prog elettronico italiano che è una cosa pazzesca, e un altro gruppo synth pop straordinario, si chiamano Oh Wonder, è un duo, voce maschile e femminile, veramente veramente bello. E poi ragazzi, devo dirvi una cosa: la vendetta del disco nero. Ci siamo accorti, mentre pubblicavamo i vinili, che più del 50% dei dischi in uscita non sono colorati, sono tutti neri edizione limitata, come una volta. E ciò non guasta, anzi, suoneranno pure meglio. Abbiamo anche iniziato a ripubblicare i CD usati, arrivati da qualche giorno, ma... Ora devi cominciare un'altra volta. A Pasqua si avvicina, facciamo te la sorpresa? Inquadra. Abbiamo preso un'altra collezione privata di vinili e dentro c'è praticamente il mondo. Stampe americane, molti imballati come questo di Tommy Dorsey e Frank Sinatra, giapponesi come Jack Brel, qui c'è una roba veramente bella, questa che cos'è? Anita O'Day, c'è molto jazz dentro, guardate qua. Ce n'era uno bellissimo, guarda questo, guarda che so che bello, bellissimo. La grande Astrid Gilberto stampata in Giappone, Antonio Carlos Jobim, qui c'è della roba veramente, veramente Eddie Taylor per il jazz e il blues. Una raccolta di Edith Piaf, doppio vinile, Illinois Jacquet, guardate, questi sono dischi veramente belli, veramente belli. Avevamo detto che vi facevamo delle sorprese. Roberta Flack, giapponese, mo qualcuno qua si sente male, FFM? Mm-hmm. Qualcuno qua si sente male, qualcuno forse avrà bisogno della camomilla, anche Sara Vaughan, guardate qua. Tutti tenuti come nuovi. Sto disco non lo vedevo da una vita. Poi stampato americano. Grande Shadows and Light della grande Johnny Mitchell con Pat Metheny. Guardate qua. Dischi uno più bello dell'altro in mezzo agli italiani. Adesso facciamo veloce perché poi questi bisogna tutti quanti inserirli. Tutte stampe originali tenute perfette. C'erano un paio di cosette qua, volevo farvi vedere, qui ancora dischi di jazz, colonne sonore difficili da trovare, guardate questo Jerry Mulligan, guardate quanto è bello, vabbè, questo che volevo dire a fa, dischi belli FF, veramente veramente belli. Dove stanno gli italiani? Abbiamo messi qua, John Barley con Masdai, Luther Vandross, guardate qua. E se le gommi schieri, vabbè. Un altro Astro Gilberto. Questi tra poco chiaramente, guardate qua, per chi ama la terna Iverpunk, gli ex, guardate che bello. Per chi ama la musica vera, ecco, guardate questo Lucio Battista. Questa è una edizione molto particolare, molto. Vabbè, Nicola Di Bari, Joe Turner, insomma qui ragazzi dobbiamo sistemare tutti quanti, c'è della roba fantastica, guardate questo Muddy Waters originale, Icaro di Nato Zero, questo è un altro disco che ho tirato fuori prima, molto molto bello, guardate. E poi con la copertina, quella plastica, guardate qua, Patti Bravo, da quant'è che non vedevate questo disco di Patti Bravo, eh? Quella, questa stampa di Gino Paoli, questi sono dischi che non sono facili a trovare, eh? Guardate qua, grande Peppino Tagliare, guardate qua l'intervista di Federico Fellini, la colonna sonora originale,
Renato Zero Limited Edition numerato. Questo è uno dei dischi più belli di Renato. Insomma, c'è molto da fare. Meno male che abbiamo finito di fare questo day, almeno per questi giorni. Veniteci a trovare, che vi devo dire? Veniteci a trovare. Questi dischi li inizieremo a caricare fra poco, anche da subito, e chiaramente vi faremo vedere tutte le copertine che posteremo per tutto il weekend. Dateci tempo anche perché dobbiamo continuare a sistemare le Costor Day. Comunque questi stanno qui in negozio. Certo, stanno qui in negozio. Se venite qua, fate prima. E chi arriva prima se veste. E qui veramente ci stanno delle cose belle, fantastiche. Guardate qua pure. Questo magari è un disco da 10-15 euro, ma non è da buttare via. Guardate qua, i Champs, c'è da roba fantastica. Guardate qua, Jeff Beck dal vivo con Ian Hammer. Scusate i movimenti, sono tutti, perché proprio in diretta, che più in diretta non si può. Eric Derringer, pure questa è una vita che non lo vedevo. Lonnie Wilson Smith, un'altra stampa americana, sarà contento un amico. Guardate qua, guardate. Questa è una stampa inglese, eh? Insomma, c'è molto da fare. Dai. Andiamo a lavorare, dai. Aspetta, l'ultima cosa, pure questo è il disco che volevo fare tanto. Scusate, eh? Questo non lo vedevo da tanto, poi mi sembra che qua c'è più niente, no? No, c'è una gemma, ma questi sono tutti. Mamma mia, che schifo! Tutti i gruppi uno peggio dell'altro. Cioè, in questo doppio dal vivo, ragazzi, cosa vuole dire? Guardate chi c'è sta. Weather Report, Trio Doom, Irachere, vi ricordate di Irachere? Pure questo è un disco che io non vedo da una vita. Bello. Trio Doom è il gruppo di Giacomo Pastorius, tanto per capirci. Dai, vi aspettiamo, io rifaccio Jump. Video un po' lungo, ma non fa niente. Viva la cultura! Viva noi, viva voi!